Finalmente la legge elettorale è stata fatta, forse. Non la chiameranno più Porcellum, la chiameranno o Bersanellum o Alfanellum, ma comunque un'ennesima legge fatta a uso e consumo di questi partiti che hanno rovinato l'Italia fino ad oggi. Mi preme sottolineare una cosa molto fondamentale. Di questi tempi, girando a Cormons, mi accorgo di persone che dicono: ah, l'Italia non cambia, c'è la crisi, però nessuno, quando è il momento di impegnarsi seriamente, si sbraccia le mani che si dà da fare. Mi sono accorto di questo perché? Perché ormai è tanto tempo che sono conosciuto qui in Friuli e in Italia per sia l'attività politica che faccio, sia per l'attività energetica che sto svolgendo. Chiedo aiuto a persone che vogliono naturalmente far cambiare la nostra Italia, non mi sento sempre rispondere: ah, non voglio impegnarmi, però sono i primi su internet, su Facebook, ad aggregarsi in varie liste anticasta, come se l'anticasta fosse sicuramente il male assoluto. No, non è il male assoluto. È vero che gli stipendi dei parlamentari sono alti, ma io dico sempre una cosa: ma è possibile mai che questi prendano 20.000 euro, 15.000 euro al mese e non fanno niente per gli italiani? Se prendessero questi soldi, ma facessero qualche legge, qualche cosa buona per il cittadino, io non troverei nulla di male. Sarebbe il caso piuttosto di fare una proposta di legge mediante la quale il parlamentare viene pagato in base all'attività politica, naturalmente, e alle presenze che svolge il Parlamento. Dico questo perché è notizia di pochi giorni fa, riportata da anche altri giornali, che la signora Deborah Serracchiani, che è stata votata a Udine e in Italia per rappresentarci in Europa, è presente, anzi è essenzialmente più presente in Italia che in Europa, risultando 46esima, cioè quasi ultima, sugli eletti degli italiani. Tutto questo prendendo 20.000 euro al mese. Complimenti, dico io. Lei è la persona che noi abbiamo voluto in Europa rappresentarci e sta più assente di tutti. Allora, vogliamo cambiare questo modo di fare politica? Vogliamo cambiare questo atteggiamento superficiale, demagogico, populista di queste persone? PD, PDL, Grillini e altri, SEL di Vendola e altri movimenti o pseudo-movimenti. Vogliamo unirci in una coalizione anche regionale? Io sto collaborando anche con l'altra regione e per fortuna ho trovato delle persone serie che vogliono anche appoggiarmi. Io sono segretario del Movimento Nazionale Cristiano Liberali, segretario regionale del Friuli, e per questo sto cercando di aumentare le fila dei miei iscritti, dei nostri iscritti. Mi scontro ogni giorno con queste persone che dicono: vogliamo cambiare l'Italia. Sì, ma stando solo seduti su Facebook? Stando seduti su Facebook non si cambia l'Italia. Si rischia solo di prendere un'altra mazzata fra i denti. Se noi non scendiamo classe giovane per le prossime e nelle prossime elezioni, non vedremo mai, mai tutelati i nostri interessi. Dico questo perché basta vedere dal 48 a adesso quante persone si sono succedute e sono rimaste lo stesso negli scranni del Parlamento. Uno fra tutti è Andreotti. È dal 48 che Andreotti è in Parlamento. La Malfa, 38 anni in Parlamento. Poi abbiamo i vari D'Alema, Bindi, Bersani, Berlusconi. Vogliamo o non vogliamo mandare a casa queste persone che hanno rovinato l'Italia? Hanno ceduto anche la nostra supremazia, o meglio, la nostra sovranità monetaria all'estero. Adesso non siamo più né capaci e né possiamo più battere moneta a corso legale italiano, perché con l'unificazione dell'Europa abbiamo, o meglio, con l'unificazione monetaria dell'Europa abbiamo ceduto la sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea, che ricordo è un'istituzione privata. Ma prima di fare questo, non era il caso di fare una politica fiscale unitaria? In questa maniera si evitava il problema dell'evasione fiscale? Non si poteva fare anche prima l'unificazione degli Stati Uniti d'Europa e abolendo a quel punto le province
e le regioni, instaurando tre macro area, nord, centro, sud e isole. Quanti miliardi sarebbero evitati di sprecare in questa maniera? Ragazzi, io vi sto chiedendo aiuto. Vogliamo cambiare l'Italia? Io sono qui. Andate sulla pagina di MNC Friuli in Facebook, cliccate mi piace e troviamo una soluzione comune se siete in Friuli. Se non siete, c'è il coordinamento nazionale. Diamoci una mano a cambiare l'Italia.